Buongiorno, buongiorno e ben entrati in questo mercoledì 22 maggio, una bellissima giornata nei nostri studi perché fuori si annuncia una triste giornata molto uggiosa, per dirla alla Lucio Battisti. Buongiorno Jessica. Buongiorno Allora facci vedere Ferruccio. il tuo sorriso così ci metti di buon umore, vai, mettiamolo Che così. grande responsabilità che abbiamo, vi rendete conto? Assolutamente, che cosa ci racconti di questo 22 maggio? Che 22 maggio a Silvi Marina piove, a Pescara pure, e nel passato molto probabilmente non ha piovuto, però sappiamo diverse cose. Per esempio che nel 1919, proprio il 22 maggio, la Santissima Savanna salpa dal porto di Savanna in Georgia per il viaggio che la renderà la prima nave a vapore ad attraversare l'Oceano Atlantico. La nave arriverà a Liverpool il 20 giugno, mentre nel 1906, proprio il 22 maggio, ne sono successe proprio di tante. Per esempio, si aprono le Olimpiadi estive del 1906, oggi non riconosciute come giochi olimpici, ad Atene, mentre i fratelli Wright brevettavano il loro primo aeroplano. Mentre nel 1939 Germania e Italia firmano il patto d'acciaio e il 22 maggio del 1987 Nuova Zelanda prende il via alla prima edizione della Coppa del Mondo di rugby, un argomento che ci affascina tanto e proprio per staccare da questo brutto mood di uggiosità, di tristezza, di malinconia, ci andiamo a vedere un bellissimo video che parla di viaggi e che parla di Nuova Zelanda. Guardatevi le meraviglie della Nuova Zelanda. Thank you.
Grazie Jessica per averci messo il buon umore, però anche noi lo saremo, anche qui in Abruzzo, anche certo. Perché la Nuova Zelanda ricorda un po' l'Abruzzo, ci sono i monti, c'è il mare, no? C'è il mare, è vasta, però è molto anche varia. Anche noi stiamo diventando multietnici, quindi ci sono un po' tutti i colori, meglio così. Certo. Sperando che anche il tempo però ci dia una mano, perché non ne posso più di questa uggiosità, arriverà il gran caldo forse. Dobbiamo solamente aspettare l'inizio di giugno, dai, teniamo i denti stretti. Sì, a meno che non ci arrivi un'altra delusione. Ci hanno tolto l'IMU, almeno. Allora, presentaci gli ospiti che ci faranno compagnia questa mattina. Con molto piacere. Allora, oggi siamo in compagnia di tre diversi ospiti, due delle quali psicologhe e un altro che, col quale approfondiremo evidentemente diversi temi. Perché sul mio foglio è un bravo ragazzo. Io l'ho diviso in tre oggi, si chiama Marco Belisario, buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. È vicepresidente di Confindustria, ma è anche musicista, artista, imprenditore, e io ho diviso con lui la mattinata su tre aspetti, quella che è la passione, quello che è l'impegno associativo, tra virgolette, e quello che è il lavoro. Di solito a noi ci piacciono gli ospiti variegati, molto poliedrici, ecco, questa è la parola giusta. Qualche giorno fa abbiamo avuto uno scrittore che scrive per vivere, sì, per sopravvivere, lavorare e quant'altro, lavora con le assicurazioni e lui dopo ce lo dirà, adesso lo tengo sigillato. Tanti segreti da scoprire, tante cose da sfatare, e tanti argomenti di cui parlare anche con le nostre psicologhe. Una la conosciamo già, è già la terza volta che ci viene a trovare, sto parlando di Chiara Alcini, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Ben trovata. E una nuova scoperta che è Carmela Di Blasio, sempre una psicologa, buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Per lei è la prima volta, il primo battesimo, speriamo che sia insomma una puntata piacevole, un buon inizio di questa nuova esperienza. Noi siamo in palpitante attesa perché gli ospiti non sono tre, sono quattro per l'esattezza. Ah sì, è vero. Chiara. È vero, salutiamo sempre il piccolo, ma si sa se è maschio o femmina? Sì, oh, benissimo. Ti ho deciso anche il nome. No, cioè, quello sarà un'incognita fino a quando non nascerà. Quindi siamo tre contro tre praticamente, siamo omogenee al punto giusto. Maschietto. Lo vedo un po' perplesso Marco stamattina, perché non perché ti abbiamo buttato giù dal letto, anche perché tu di solito ti svegli molto presto, quindi non ci sono problemi. Assolutamente. Allora, io dicevo, cioè, sono tre Marco Belisario, mettiamola così, dopo non ce ne sono gli altri, io sono quelli che conosco più o meno. Sei più complicato di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Volevo dirti proprio quello, non so effettivamente Dr. Jekyll e Mr. Hyde, poi come dire, per dare un senso alla mia vita faccio il musicista, per vivere, per dare un senso all'aspetto economico della mia vita e alla sopravvivenza, faccio l'imprenditore. E quindi, insomma, questo mi divido tra queste due cose. Chiaramente non è che faccio solo questo. Poi, insomma, sì, però c'è anche la vita associativa. La vita associativa, assolutamente. Anche perché ti ha portato a scrivere anche un libro, scrivi pure, trovate il tempo anche per scrivere. La rivoluzione del business collaborativo, i contratti di rete per crescere senza scomparire. Dopo cercheremo di capire insieme con parole più semplici di che si tratta, un libro comunque scritto a più mani. Assolutamente sì, e il curatore è Alessandro Addari, mio grande amico, nonché collega, imprenditore anche lui, poi insomma ci sono dei professionisti e quella è una sorta di manuale per chi vuole mettersi in rete oggi, rubo insomma ancora sì, sì, un minuto, oggi forse per pensare di affrontare mercati nuovi, forse soprattutto per le piccole imprese, credo che sia necessario mettersi insieme, mettendo da parte diciamo, le gelosie così, in qualche modo che ci appartengono. Le rivalità, le concorrenze, ma piccolo, non solo per andare nel grande bisogna diventare alleati. Assolutamente sì. Dopo parleremo di questo perché sempre siamo in una fase anteprima, antipasto, mettetela voi visto che prima abbiamo fatto una ricetta. Parliamo anche di questo CD che è l'ultimo perché questo ragazzo suona, ce l'abbiamo anche in sottofondo. In realtà. Eh?
È il penultimo, perché ne sarebbe uscito un altro. Vabbè, quello non è ancora uscito. Sì, allora, giugno. Diventerà penultimo. Intanto c'è Prova d'artista, questo è del 2011, giusto? 2010, in 2010, realtà. Vabbè, io ho visto il 2011. Sì, sì, poi è registrato nel 2010. Sì. Eccolo qua. Chi è sto signore qua col cappello? Bah, prova a indovinare. Un pochettino ti somiglia, però non dicono le movenze, non lo so. Mi hanno chiesto di fare questa foto, però mi hanno chiesto pure di non farmi riconoscere. Però ho fatto di tutto per non farmi riconoscere. Abbiamo sgamato. Comunque 12 pezzi inediti più una bonus track dedicata a un grande, Domenico Modugno. Assolutamente. E parleremo anche di questo. Finita l'anteprima con Belisario, a te la tua anteprima. Bene, io invece con le mie due psicologhe parlerò del disagio, dell'importanza dell'accordo genitoriale e del disagio che si crea evidentemente quando questo accordo non si raggiunge e delle strategie soprattutto per delle strategie educative per conservare l'equilibrio familiare e vivere in tranquillità, in pace, in serenità. In più la nostra Carmela Di Blasio ci parlerà anche del libro che ha scritto, che è uscito nel 2009, giusto? E si chiama Lo psicologo a scuola, e quindi tratteremo anche un attimo la tematica del bullismo, ma soprattutto come combattere il bullismo, diciamo le armi che abbiamo anche essendo vittime per riuscire a combatterlo. Abbiamo detto che insomma l'accordo genitoriale è molto importante, perché si sa che essere genitori è un po' il lavoro più difficile di tutta una vita. Tu ti stai preparando, hai già in questo caso delle poche regole però buone da seguire, ma parlaci un attimo di quanto è importante, perché è così importante l'accordo genitoriale. Sì, prima di parlare di questo vorrei fare una premessa, una rassicurazione ai propri genitori, perché dicevi l'essere genitori è il ruolo più complesso, proprio perché non esiste un manuale di come essere bravi genitori, ma ognuno svolge il ruolo genitoriale in base all'esperienza e al ricordo che ha avuto di figlio, e quindi va o a riproporre la stessa modalità educativa oppure a mettere in atto dei correttivi laddove questa modalità l'ha percepita o non adeguata oppure ha avuto un'esperienza non piacevole. Premesso questo e rassicurati i genitori su quanto sia difficile ritrovarsi quotidianamente a gestire delle emergenze, noi sottolineiamo, anche perché in studio spesso ci vengono genitori che hanno necessità proprio di trovare un accordo sulla gestione dei bambini, che poi possono essere bambini di 8-9 anni ma anche di adolescenti, proprio perché hanno una difficoltà nel trovare questo accordo, o perché sono separati, ma anche perché uno dei due genitori o non è fisicamente presente, o emotivamente, o anche a livello educativo. Sappiamo bene che oggigiorno ci sono tanti impegni, quindi spesso accade che la gestione, la modalità educativa venga delegata a uno solo dei due genitori. Però trovare l'accordo è fondamentale proprio per rimandare al bambino una certa sicurezza, una certa stabilità, e rimandare il fronte unico tra mamma e papà, proprio perché i bambini apprendono e hanno bisogno di un contenitore per sapere come gestire e come comportarsi nelle situazioni che gli accadono sin da piccolino, sia nell'ambiente familiare ma anche al di fuori. Poi il bambino va a ragionare con una logica semplice, nel senso che mamma e papà mi danno una regola, quindi io la devo rispettare. Laddove non c'è questo accordo, al bambino passa questo messaggio: se sono proprio le persone che mi hanno dato le regole che le vanno un po' a mettere in discussione, è come se io bimbo fossi autorizzato a non rispettarle. Di conseguenza lì potrebbe mettere in atto quel comportamento che i genitori definiscono come ingestibile: mio figlio non mi ascolta, oppure poi da adolescente attuare dei comportamenti anche di ribellione di fronte a queste regole. E lì il genitore si rende conto che ci sono delle difficoltà che possono riguardare anche l'accordo tra mamma e papà. Quindi è indispensabile, diciamo, trovare una strategia
educativa per fare in modo che il bambino abbia determinate regole, ma soprattutto che non si creano delle situazioni in cui, per esempio, il papà dice di no e la mamma dice di sì, cioè che si ricrea una situazione di un genitore più autoritario dell'altro e quindi diciamo che il bambino non sappia bene più cosa fare o più che altro a che genitore rivolgersi per soddisfare quel determinato capriccio, quella determinata... Sì, a chi conviene andare, esatto. E soprattutto a sfruttare il disaccordo tra mamma e papà a proprio favore. Mm-mm. Non è semplice, perché poi ognuno ha il proprio temperamento, non è che si chiede a un genitore permissivo di diventare più autorevole o al contrario, ma semplicemente che trovino un accordo, magari anche in precedenza, parlandone prima sulla modalità da seguire durante, insomma, le richieste del bambino, ma soprattutto che quando un genitore parla con il figlio, l'altro non deve, anche se non è d'accordo, non dovrebbe intervenire lì per lì davanti al bambino e mostrare un disaccordo, ma farlo in separata sede. È un aspetto anche importante, un suggerimento che vogliamo dare ai genitori, è quello di far valere le regole, di farle rispettare anche in assenza dell'altro genitore, come se ci fosse sempre l'altro, così il bambino sa che anche se la richiesta viene fatta a un genitore, questo genitore andrà a parlare con l'altro, quindi l'altro genitore è sempre presente, c'è una coppia genitoriale unita. E soprattutto affiatata. Quindi dobbiamo fermarci per qualche istante. Oh sì, scusami. Scusami, ci richiama Gilberto dalla regia, altrimenti dopo si arrabbia e tu sai che diventa più brutto del solito. Vieni alla regia. Eccoci di nuovo in diretta. Marco, nella vita tu ti occupi innanzitutto di camicie. Sì. Vediamo il sito, possiamo vedere anche il sito. Assolutamente sì. Abbiamo caricato anche il sito. Bella pubblicità. No, bella pubblicità. Dobbiamo far conoscere anche quello che fa un giovane per lavorare, per vivere e sopravvivere. Questo sì. È il tuo sito, tra l'altro carino, eccetera. Sì, si chiama beldisariocamice.it. Sì. Non abbiamo faticato molto per trovarlo, è stata una sorpresa, eccetera. Vabbè, dove stanno anche i prezzi, non spulciamo tutto, lasciamo anche il piacere e il divertimento ai nostri telespettatori di entrare a questo sito. Anche perché da giovane, è concomitante con la tua passione per la musica, l'attività professionale? Non esattamente. La passione per la musica ce l'ho praticamente da quando sono nato. Ho capito, da quando ero in quella condizione tipo Chiara. Sì, perché mio padre era un appassionato di musica, anche lui. Il primo regalo è stato una radio, le vecchie radio Geloso. No? Tipo quelle che stanno qui sulla copertina del CD. Esatto, esattamente. Eccolo qua. E hai cominciato a suonare. Che musica ascoltavi da giovane? Ho ascoltato noi di dovremmo tutto. Essere più o meno coetanei. Ho ascoltato di tutto, per onnivoro. Sì, ho ascoltato di tutto, ma insomma, a partire dal questo è il sito dell'Uscita Nord, del sì. Tuo gruppo. Sì. Ok, Uscita il gruppo Nord che ho perché? Fondato insieme a Marcello Malatesta, che sono il piano. Il pianoforte, esattamente, insieme ad Angelo Albano, mio grandissimo amico da una vita. Sergio Malatesta. Quelli sono i fratelli, così. Quelli sono i fratelli, sì, una famiglia estesa è diventata. Perché è Uscita Nord? Te l'hanno chiesto 10.000 volte, però lo faccio per il pubblico. Sì. Okay? No, ma assolutamente. È una domanda legittima. Uscita Nord perché è molto semplice, perché la nostra sala prove è vicino all'ingresso dell'autostrada Pescara Nord, non potevamo certo chiamarci né Settimo Tronco né Pescara Nord, quindi forse ci sembrava più, come dire, simpatico. A 14 poteva suonare male. Sì, a 14 un po' male. Sì. Meglio se Uscita Nord. Uscita Nord, sì, è una cosa... Però nel 92, quando ci siamo incontrati per la prima volta durante un festival, mi hai detto che suonavate non in una sala prove ma in un garage, o no? la zona è sempre quella, è sempre quella. Ci siamo trasferiti dal piano terra, dal garage all'attico. La tecnologia cambia. Ecco, come si è formato questo gruppo? Uscita Nord. Come si è formato? Noi avevamo una passione comune che era quella del jazz, della fusion all'epoca, anche se io, ripeto, ho ascoltato di tutto, sono un ex rockettaro. Che musica ascoltavi? Ascoltavo Led Zeppelin, per dire, o anche Progressive Italiano, che dire, tipo la PFM, il Banco,
le orme, quelli erano i riferimenti in italiano, gli nitrosi, esattamente. E poi anche i cantautori italiani, a partire insomma dai più grandi, da Gregoria. E adesso che musica ascolti? Io quando ho ascoltato Prova d'Artista, sì, questo CD, lo sai, te l'ho fatta la battuta, sì, ti piace di più, Vinicio Capossello o Paolo Conte? Allora, uno insomma, dei riferimenti nella vita bisogna pure averne. Dal punto di vista musicale, sinceramente, a me Paolo Conte piace tantissimo, diciamo sono la sua unghia sinistra e il piede destro, e piace anche Capossela, però insomma... Però ci sento più Conte, vabbè, comunque inevitabilmente... Beh, allora, ti dico, ascoltando questo disco probabilmente delle sfumature alla Paolo Conte, diciamo così, ci sono. Se ascolterai come... Suonate mostruosamente bene, ma è perché un CD o lo fate anche dal vivo? Dal vivo ancora meglio. Ah, grazie. Invitateci allora. Scusa la modestia, no, parlo per gli altri. E dopo tanti anni che si suona insieme, c'è anche un film quello in particolare. Quello è importantissimo, non è tanto l'aspetto, diciamo, del singolo, che comunque sia... è bravo, cioè io sono contornato da musicisti bravissimi, a partire da Marcello che è un bravo pianista, ma è un bravo anche compositore, nonché arrangiatore, perché è lui che arrangia tutti i brani dei nostri dischi. Dopo te ci metti la faccia, oltre che la voce. Scrivo i testi insieme a un altro amico che lì non è un musicista, però scrive anche lui insieme, ci sono dei pezzi che scriviamo a quattro mani, quindi insomma... Avete anche degli altri amici, Mauro De Federici. Mauro De Federici si è aggiunto al gruppo non molti anni fa, diciamo un tocco di classe in più. Beppino Amato è stato un ospite in quel disco, non è presente nel prossimo, ma è sempre un grande amico, un punto di riferimento per... Poi è bello, come si dice, le session, no? Quando avvengono queste osmosi, questi incontri. Esatto, ma nel corso degli anni, anche nei CD precedenti, abbiamo avuto ospiti, per esempio, ne cito qualcuno anche per stima nei loro confronti. Io mi sono trovato benissimo a suonare con Pierpaolo Pecoriello, per esempio, sono trovato benissimo con Carmine Ianieri, con Fabrizio Mandolini, insomma abbiamo avuto diverse, poi ognuno di loro ci ha messo il suo tocco, mi ha lasciato il ricordo. 1998 Spettatori del Tempo, 2002 Visi, Vezzi, Virtù, tutto quanto lo trovate sul sito di Uscita Nord, e nel 2011 questa Prova d'Artista. In realtà tra il Visi, Vezzi e Virtù e Prova d'Artista ce n'è stato un altro, che adesso non ti volevo far cadere. Oddio, sul sito vedi, forse c'è scritto. C'è sul sito, è quello lì. Comunque. Come si chiama? La forza... No, la nostra cecità. La nostra cecità. Eccola lì. E soprattutto, eccola qua, la nostra città. Cecità. La list dei pezzi in questo CD, ma soprattutto, io volevo arrivare al 2011 con Prova d'Artista. Perfetto. Dove è uscito fuori anche un video su Appunti di Viaggio. Ci guardiamo questo video da OnTube, appunto, Appunti di Viaggio. Spesso mi capita di fare il punto della mia situazione e mi rendo conto che ho rubato del tempo prezioso al mio tempo a fare il punto per l'appunto. Molto meglio sarebbe pensare di meno ed agire per istinto. Certe cose non vanno programmate ma prese e realizzate, poi domani si vedrà.
porterò lontano, io ti farò volare. Oltre le nuvole sospesa in mezzo al blu, ti porterò a vedere la luna sopra il mare. Potremmo anche sognare se per fumare ci pensi tu. Praticamente ci siamo trovati in un posto sfigato e tutt'altro che sobri. Le verità si facevano largo tra luci, boccali e le scritte sui muri. Il rumore non era lungo abbastanza da coprire i nostri umori. Certe sere andrebbero annullate, perdute, cancellate, per il resto si vedrà. Ti porterò lontano, io ti farò volare. Oltre le nuvole sospesa in mezzo al blu, mi lascerò rapire lungo la via del cuore, dalle tue parti rigide che attentano di più. Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai. Penso che l'amore sia autentico e sincero dal momento in cui ti lasci andare. E l'ispirazione arriva come un faro illuminante dall'intuito femminile. Il segreto di un rapporto più maturo sta nel dare giusto senso alle parole. Certe storie non vanno raccontate, soltanto più vissute alla fine si vedrà. Porterò lontano, io ti farò volare. Oltre le nuvole sospesa in mezzo al blu, andremo poi a ballare, lasciandoci guidare da questo movimento e al suo andamento. Déjà vu, ti aiuterò a mandare a fondo in questo mare le condizioni incerte generate dal destino. Ci lasceremo andare sull'onda del piacere e vi saluteremo tutti con una sola mano. Ciao. Molto bello questo video, spero che comunque quando sognate ci sia più di uno spettatore. Beh, sì, si spera, solitamente non li facciamo scappare. Assolutamente, assolutamente. Anzi, no, le accompagnate bene, dai. Sì, sì, ma noi poi dal vivo siamo, come dire, abbastanza coinvolgenti, tra virgolette. La più grande soddisfazione per un musicista è quello appunto di trattenere le persone ad ascoltare, poi un gruppo che fondamentalmente sì, abbiamo avuto le nostre belle soddisfazioni, abbiamo suonato in diversi posti, non ultimo, lo dico solo per così, per onor di cronaca, al Blue Note di Milano. Al Blue Note di Milano non è che ci vai anche con una certa, eppure siamo riusciti a captare l'attenzione dei presenti, anche perché al Blue Note di Milano per venire a sentire il concerto paghi, e questo è stato voglio quindi, dire insomma, quindi è una grande anche soddisfazione, il diritto di fiscare è la più grande soddisfazione, è quella appunto di trattenere la gente, quindi vedere che ascoltano con piacere, che resistono fino alla fine e poi ti vengono anche a chiedere il disco, e quindi riesci anche meglio a così, e quindi questa è una cosa grandissima. Dopo questa parentesi sul pentagramma musicale in compagnia di Marco, torniamo alla psicologia. Agli attaccati familiari, volevo attaccati, fare un piacere. Piccolo focus parlando invece del libro che ha scritto Carmela, libro appunto abbiamo detto sul bullismo, sulle reazioni
a questo fenomeno, su come difendersi. Allora, principalmente il testo parla del ruolo dello psicologo all'interno della scuola e il tema fondamentale è il bullismo e come combatterlo. Diciamo che è una raccolta di testimonianze di alcuni progetti fatti nelle scuole abruzzesi e di come psicologo, insegnanti e corpo scolastico, quindi coloro che sono i collaboratori, possono collaborare e lavorare insieme per aiutare bambini vittime di bullismo a lottare contro questo fenomeno che sembra tanto poco diffuso, invece quando si va nelle scuole si vede che è molto più diffuso di quello che si pensa. Si sottovaluta forse? Si sottovalutano soprattutto quelle che sono le reazioni del bambino, ma soprattutto le situazioni psicologiche che si vanno a creare e che si porteranno per tutta la vita e di come vengono condizionati poi nelle scelte familiari e lavorative. Senta, posso fare una domanda? Certo. Perché situazioni, mo ragazzini ci siamo stati tutti, no? Il capetto che abusava, era un po' più forte degli altri, aveva maggiore carisma, e certe volte effettivamente era anche crudele nei confronti dei compagni di classe, compagni di età. Ci sono sempre state queste figure. Sì. Oggi il problema è più evidente perché c'è una sensibilità diversa, una situazione diversa, e nella famiglia e nella scuola? Sì, sono d'accordo. Non so se questa lettura può essere... È una lettura corretta, perché comunque si parla di bullismo già da alcune testimonianze degli anni 70, però veniva sottovalutato. Oggi invece c'è più accortezza e sensibilizzazione, sia da parte degli insegnanti che da parte comunque delle famiglie, ma anche da parte dei bambini stessi, che non nascondono più il problema, ma in genere comunque lo denunciano, lo rivelano agli organi competenti. Naturalmente non dobbiamo confondere il bullismo con quello che è il normale conflitto tra pari, perché a volte si tende anche a generalizzare una litigata tra ragazzini. Il bullismo è ben definito, cioè esiste un gruppo di ragazzi che prende di mira un bambino, quindi tanti contro uno. La prevaricazione ripetuta nel tempo e comunque ha un livello di di aggressività anche maggiore, quindi non dobbiamo poi generalizzare per confondere le due situazioni e i due eventi. Però è anche vero che a una certa età molti limiti sono sfumati e si rischia facilmente purtroppo di eccedere. Sì. E lì dopo diventa fondamentale il ruolo, il compito dell'adulto? Diventa fondamentale il compito dell'adulto, è fondamentale il ruolo dell'insegnante, perché io ho visto che il ruolo più forte ce l'hanno loro, e quando l'insegnante è molto attento il fenomeno si abbassa, cioè la frequenza del fenomeno all'interno della classe. Quindi sì, il ruolo dell'adulto è fondamentale. Oggi l'adulto non è più silente nel dire ma si deve fare le ossa da solo, il bambino non si fa le ossa. Gliele rompono prima. Esatto, prima. No. Il termine concreto riferisce bene quello che succede nelle scuole. Noi abbiamo lavorato soprattutto sul migliorare l'autostima sia del bambino vittima che del bambino persecutore, perché si è visto negli anni che il livello di autostima, quindi una buona percezione del sé, sia nel bullo che nella vittima fa la differenza, perché non dobbiamo pensare che il bullo è un bambino sicuro e ha un'alta autostima, anzi tutt'altro. Spesso il bullo è un bambino sofferente che ha alle spalle comunque un disagio relazionale, familiare, questo non lo sappiamo, ogni caso è a sé stante, ed è comunque un bambino che ha una bassa autostima e come cerca di farsi notare dagli altri? Assumendo il ruolo di leader all'interno di un gruppo e quindi mettersi in evidenza, attirare l'attenzione. Anche se vogliamo la prepotenza, è un atto di imposizione che serve all'individuo proprio per affermarsi con più forza, perché magari dentro di sé ha un piccolo vuoto, no, da colmare. Esatto, è proprio così. E il vuoto da colmare spesso poi viene riempito dall'attenzione che ha dai suoi compagni.
un'attenzione certo non funzionale, non corretta, perché spesso è un'attenzione dettata soprattutto dalla paura che si ha di questo bambino un po' più forte degli altri. Non dimentichiamoci che il bullo è anche un bambino fisicamente più prestante della vittima o dei suoi comunque coetanei. Ed è lì che nasce poi la differenza, perché difficilmente si ha timore di un bambino più gracile, più piccolo. E oggi il fenomeno non è che più diffuso dei tempi passati, è soltanto meno nascosto, quindi viene messo più alla luce e si sta facendo tanto nelle scuole. Io nella mia esperienza ho visto che non parlo solo di progetti esterni fatti dallo psicologo, ma anche di una sensibilizzazione proprio da parte degli insegnanti e cercano di coinvolgere anche le famiglie. Devo dire che purtroppo, per il discorso che faceva prima la mia collega, oggi i genitori sono molto impegnati, lavorano entrambi, stanno tutto il giorno fuori casa, spesso non si rendono neanche conto che si è creata una situazione di difficoltà nel loro bambino. Sono gli insegnanti stessi a volte a far notare alla famiglia: guardate che c'è qualcosa che non va, perché non vi informate meglio con vostro figlio? Questo perché purtroppo le esigenze, sappiamo benissimo, di famiglia, le esigenze di sopravvivenza portano i genitori a lavorare entrambi, quindi si ha questa difficoltà. Però ecco, la sensibilità all'interno della scuola ha coinvolto un pochino tutti gli organi scolastici, ha coinvolto anche gli organi esterni e di conseguenza questa collaborazione, questo lavoro di rete ha fatto la differenza. Il fenomeno non è assolutamente risolto, è un fenomeno che si ripresenta sempre nuovo, però comunque già il fatto che... Ci stiamo lavorando, è un work in progress. Scusa, si parlava di rete, perché la rete è sempre un po' un termine sempre più usato, un modello organizzativo, sociale, sì, che dovrebbe essere la panacea di tante difficoltà. Io con l'amico qui, vicepresidente di Confindustria, riporto nell'alveo più squisitamente economico. Ci arrivo con alcuni passaggi. Passaggio numero uno. Tu a un certo punto hai deciso di seguire un'attività imprenditoriale, hai compiuto delle scelte? Sì. Difficili, come no? Perché l'imprenditore è uno che rischia e soprattutto crede nella propria idea. Beh, sono gli aspetti fondamentali per un imprenditore. L'imprenditore deve avere una sua visione. Forse quello che oggi manca è tornare ad avere delle visioni. Io parlo anche... mi rivolgo soprattutto a... Non alla sopravvivenza, ma a vivere con dignità e soprattutto pensare al futuro con crescita. Pensare al futuro con crescita, assolutamente sì. Quindi mi riferisco soprattutto anche ai giovani, quindi di avere, non giocare ad attendere, insomma, ma ricominciare ad avere appunto delle visioni per un futuro che loro stessi possono creare in maniera diversa da come... Allora, parliamo del tuo caso particolare. Prima stavamo vedendo, sì, innanzitutto internet, perché sei in rete, poi uno strumento che per te è opportuno e è fondamentale. Ci sono tante, anche perché tu per acquistare, per rivolgersi alla tua attività, si può fare attraverso internet, fermo restando che tu abbia comunque il... Dov'è la tua sede? Il tuo punto è a Città Sant'Angelo, Marina, quindi sì, esattamente tra Montesilvano e Silvi. Però usi questo strumento, sì, fondamentale, uso, che mette poi in relazione, se vogliamo, l'immagine che fa sul boom, ci vorrebbe meglio Jessica a commentarla, sì, perché è la mia fashion blogger. Infatti mi ha interessato un sacco, è stata una cosa che non... Questa camicia è molto particolare, come la macchina da cucire, che fa pensare alla tradizione, che è tutta italiana, giusto? Ci siamo? È partito proprio da lì, dalla tradizione, perché allora in realtà io non sono camiciaio, la mia famiglia non proviene da quella tradizione, quindi, da parte di mia moglie invece sì. Io non ho fatto altro insieme a mia moglie poi a dare una dimensione diversa da quella che era la vecchia bottega artigiana. Quindi dalla bottega artigiana si è passati, sì, alla sartoria, quindi una dimensione tipo artigianale e anche semi-industriale. Anche se noi... E quindi il passaggio numero uno, sì, l'importanza della rete nella comunicazione e nel linguaggio contemporaneo, pensando a un mercato che non sia solamente quello locale, che ha la sua importanza, però gioco forza bisogna guardare anche altrove.
E in questo discorso diventa fondamentale quello che dicevi prima, cioè il contratto di rete, la rete, fare una rete in modo tale che anche producendo ambedue lo stesso prodotto non farsi concorrenza per entrare in un altro mercato. Ci spieghi questo meccanismo? Quello è un passaggio difficile, ancora difficile purtroppo oggi, ma solo per una mentalità che bisogna superare. Io sono convinto che oggi non bisogna vedere il tuo concorrente appunto come un concorrente, ma come un rivale in qualche modo, ma un qualcuno con cui tu puoi collaborare per poter affrontare insieme dei mercati nuovi e più grandi. Perché se noi pensiamo al mercatino locale, per dire, locale nostro qui, comunale o provinciale, ma anche nazionale, parliamo di numeri piccolissimi. Se noi volessimo invece pensare di aggredire mercati nuovi e grandi, faccio degli esempi, si parla tanto di Cina oggi, la Cina non è solo quel paese che ha un miliardo e mezzo di abitanti. Non bisogna avere paura di pronunciare quel nome. No, 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 assolutamente no, grande rispetto per quella nazione, voglio dire. La Cina non è solo quella che copia e trasforma i prodotti. La Cina oggi, che ha 1,5 miliardi di abitanti, insieme all'India fanno quasi la metà della popolazione, insomma un terzo della popolazione planetaria, significa questo che lì ci sono delle opportunità, perché in Cina oggi ci sono circa 80 milioni di nuovi ricchi, si parla che nel 2020 diventeranno 120 milioni. Quindi, un PIL che cresce a 2 cifre ogni anno. A due cifre. Sono spaventati oggi i cinesi, perché invece di avere un PIL al 12% ce l'hanno al 10%, adesso non mi ricordo. Insomma, si sono un po' spaventati. È una preoccupazione. Ma voglio dire, quindi se io volessi pensare di andare da solo a vendere le mie camicie in Cina, sarei un folle, perché non riuscirei in nessun modo a soddisfare le richieste che potrebbero pervenire da quel mercato. Quindi soffocato prima ancora di partire, sì. Dei costi di avvio allucinante. Quindi c'è spazio per tutti, non bisogna aver paura di condividere. Questo, bisogna superare questa fase qui. Ascolta, poi mi spieghi che cos'è il polo dell'alta moda dell'area Vestina? Il polo dell'alta moda dell'area Vestina, impropriamente chiamato polo, perché poi lo confondono molto spesso con i poli di innovazione, di innovazione sono un'altra cosa, si chiama polo proprio per dare l'idea di un'aggregazione di imprese. Noi abbiamo firmato un contratto di rete nel 2010, esattamente il 5 ottobre 2010, da un'idea che nacque in Confindustria Pescara da me e dal direttore, insieme al direttore, insieme ad alcune figure anche del mondo sindacale. Dice, ma perché non creiamo nell'area dove tradizionalmente vedi Brioni, c'è appunto una grande tradizione di sartoria e c'è un indotto che in qualche modo valorizza questo aspetto, perché non creare una rete? E quindi all'epoca non esisteva ancora questo strumento nuovo che si chiama contratto di rete, si pensava, vabbè, mettiamoci insieme come un'associazione temporanea consorzio. Avete anticipato? Noi abbiamo effettivamente anticipato, noi siamo stati tra perché i primi. Perché sentivate l'esigenza? Sentivamo l'esigenza. Posso dirti che la difficoltà più grande è stata nel convincere i miei colleghi piccoli, perché io sono un piccolo imprenditore, micro, a mettersi insieme. Io non ho avuto nessuna difficoltà, per esempio, a confrontarmi e a convincere appunto un'azienda come la Brioni. Poi c'è stato un passaggio, un attimo di stasi, perché eravamo, la Brioni era nella fase di acquisizione, quindi è stata da parte dei francesi, del gruppo ex gruppo PPR, insomma di Pinot. Però poi anche con i francesi stessi non hanno avuto nessuna difficoltà a voler continuare questo discorso avviato. Abbiamo creato un marchio, un brand ombrello che rappresenta tutte le imprese, lo posso anticipare perché ormai è registrato, si chiama Vestae, in latino, anche per dare onore proprio
all'area dove, da dove proviene, insomma, l'azienda la Vestina, più grande che l'azienda. La Veste, più. Un sacco di giochi di parole. Poi la Dea Veste, la Dea della Veste. Famiglia. Te ne sei girate tante, cioè, ci hai pensato tu che ci hai pensato? No. No, devo essere sincero. Noi abbiamo una collaboratrice che è un'ottima... A parte una filosofa, insomma. Ah, ho capito, quindi giocava da una posizione di vantaggio. Una posizione di vantaggio, però insomma abbiamo fatto delle ricerche, insomma ci è sembrato il nome alla fine giusto. L'ha pensata bene, perché ci si può giocare molto con questo brand. Assolutamente una sì. Bellissima idea. Come tra l'altro è una bellissima idea quella che nasce dall'associazione Psiche, che ieri ha tenuto una conferenza stampa a Pescara, giusto? Sì, no. In realtà la conferenza stampa è stata, scusami, non spostata. Mi è stata spostata, è sì, stata spostata. Perché sì, alle 10:30 perché c'era un impegno all'istituzione, scusami Jessica, mi è sfuggita questo aggiornamento. Vabbè, ancora meglio, insomma, anticipaci qualcosa. Sì, di questa associazione di cui tra l'altro fa parte anche Carmela e di cui tu ti sei vicepresidente, giusto? Sì, Carmela è la presidente dell'associazione, è un'associazione che è nata nel 2008 e che ha raccolto nel tempo il bisogno della popolazione abruzzese proprio di trovare degli spazi dove poter affrontare una campagna di informazione e di prevenzione sul disagio, ma anche di promozione sul benessere. Infatti questi incontri patrocinati dalla provincia di Pescara e dal comune di Pescara hanno come tema genitori figli, conoscere per prevenire ed intervenire, proprio per fornire, sono incontri gratuiti in cui vogliamo fornire proprio alle famiglie uno spazio dove confrontarsi su tematiche quali la nascita dei figli, i capricci del bambino, ma anche l'adolescenza e soprattutto la comunicazione con il figlio. Insomma, quello di cui abbiamo parlato stamattina è solo l'antipasto, perché il meglio deve ancora arrivare, venire. Sì. Dove si terranno questi incontri? Allora, il primo e il secondo incontro, il primo oggi pomeriggio al Centro Servizi per il Volontariato in via Venezia a Pescara, inizierà alle 4:30 fino alle 18. Il secondo incontro sui capricci del bambino, come decodificare i segnali emotivi del bambino, si terrà il 31 maggio, venerdì, sempre al Centro Servizi per il Volontariato, mentre il 10 e il 17 giugno gli incontri si terranno alla libreria Feltrinelli a Pescara, dalle 5 alle 18:30. Meraviglioso, anche perché gli ingressi sono gratuiti, insomma, un supporto utile a tutti quanti, penso, insomma, tutti i genitori, anche perché approfittatene finché sono gratuiti, insomma, non può essere che una mano molto importante data da professionisti, appunto, che si dedicano ogni giorno a queste tematiche. Tu hai una strategia su come agire personalmente col tuo bambino? Allora, mi sto preparando anche perché paradossalmente, poi quando aspetti un bambino, viverlo è diverso che trovarsi di fronte a un genitore e aiutare un genitore. Certo. E il bambino investe molto sin da quando è nella pancia, perché comunque lo stile di vita si deve ridimensionare e bisognerebbe, io cerco un po' di vivere la gravidanza non come una malattia, ma sto continuando, insomma, per le attività in cui non sono a rischio, sto continuando a lavorare, ad essere attiva sul territorio. Certo. Una riflessione che facevo era proprio questa, la facevo con la collega stamattina in macchina, dicevo, poi quando nascerà devo ben giostrare da un lato proprio l'aspettativa che deve essere reale sul bambino, perché poi già l'attesa uno si crea un'immagine, chissà come sarà, quindi anche l'aspettativa non deve essere eccessiva. E dall'altro anche cercare di garantirgli sia l'affetto ma anche l'aspetto normativo, perché poi è importante. L'abbiamo visto proprio oggi che è importantissimo dare delle regole poche, semplici, però chiare. Troppo tempo, vola. Il tempo vola sempre. Può anche tempare il volo, comunque abbiamo lo stesso. Noi ricordiamo in chiusura, vabbè, ascoltate Uscita Nord con questa prova d'artista, in attesa che uscirà
che giugno. Esca l'ultimo lavoro a giugno? A giugno dovrebbe uscire, sì. Okay. Poi vi posso, posso invitarvi a una sì. data almeno fissata. Dimmela. Anzi, due. Due date, il 13 aprile, luglio, scusami, luglio. 13 luglio, se andiamo sì. a luglio, che è un sabato, quindi insomma fine settimana, nella splendida, splendida cornice dei giardini del Museo Archeologico di Penne. Ci sarà una manifestazione che si chiama Jazz and Wine e noi saremo presenti e presenteremo lì in anteprima il disco. Tu poi, andrai per il jazz, noi andremo per il wine. Sì, okay. Esatto. Beh, anch'io poi. Un po' di wine non me lo farò mancare. E poi l'altra data? L'altra data, con molta probabilità, dobbiamo ancora definirla, il 2 agosto al Porto Turistico a Pescara. Wow. Sto dicendo le date qui vicino. Due cornici meravigliose. Ricordiamo anche che ci sarà nei prossimi giorni una presentazione presso la sede delle Matite Colorate in via De Amicis 1/5 a Pescara di La rivoluzione del business collaborativo e i contratti di rete per crescere senza scomparire. Eccolo qua le sei esperienze che vengono riportate relativamente a questa scommessa, che non dovrebbe essere una scommessa, piuttosto una certezza, un punto di riferimento. La cura del lavoro è di Alessandro Addari, che abbiamo già conosciuto. E che salutiamo. Questa presentazione il giorno? Il giorno venerdì sarebbe 24 alle ore 18. Mi piace, perché per lui con riferimenti temporali è meglio di me. Questo per quanto riguarda il business collaborativo. Che dico, io vi ringrazio per essere stati qui stamattina, ci ha fatto molto piacere. Spero che sia stata gradita anche ai nostri tre spettatori. Grazie a voi. Lo speriamo come ogni giorno. Spero che tornerete a trovarci per continuare a parlare di tutte le tematiche che parlate, di cui parlate nel vostro bellissimo lavoro. Noi vi auguriamo come sempre una buonissima giornata e vi diamo appuntamento a domani. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Arrivederci.